Mai sottovalutare febbre e altri sintomi del Covid è l'appello lanciato da Ilaria Fanese di 46 anni che l'8 settembre scorso ha scoperto di essere positiva al virus dopo aver fatto un tampone rapido. Tramite il suo medico di famiglia che ha avvisato l'ASUR si è recata al COTMA di Rosciano per sottoporsi al tampone molecolare e il test ha confermato la diagnosi. Fino al 29 rimarrà in isolamento, con lei anche il resto della famiglia, il marito e i figli, risultati tutti positivi tranne il più piccolo. I miei sintomi sono stati la febbre 37,4, un po' di stanchezza e mi sentivo la schiena nella parte lombare che mi dava fastidio, ecco. Quindi i sintomi febbrili. Soltanto lei o anche qualche altro componente della famiglia? Mio figlio aveva un po' di tosse in quel giorno e poi dopo ha iniziato dopo qualche giorno mio marito più o meno con gli stessi sintomi e poi il figlio grande ha avuto mezza giornata di febbre dopo una settimana circa. Chi si è rivolta per le cure? Visto il tampone rapido positivo ho pensato subito di rivolgermi a un'associazione di medici volontari, ippocrate.org, che appunto ribadiscono la tempestività nell'intervento della terapia e comunque fanno delle cure domiciliari, quindi assistono il paziente quotidianamente. Questo movimento raggruppa una rete internazionale di medici, ricercatori, operatori della sanità e del sociale ed Ilaria ne è venuta a conoscenza tramite amici e ricerche sul web. Quali farmaci vi sono stati somministrati? Antinfiammatori, antibiotico, cortisone, i farmaci tradizionali. Comunque è possibile curarsi in casa? Assolutamente sì, l'importante, quello che io dalla mia esperienza posso dire, il messaggio che voglio trasmettere è quello di essere tempestivi, di non sottovalutare quelli che possono sembrare dei banali sintomi, di accertarsi subito se si è positivi e poi di procedere subito con le terapie. Io nel mio caso volevo delle terapie domiciliari perché comunque sapevo che c'era un'assistenza continua. E questo è fondamentale anche a livello psicologico perché ci si sente supportati e perché se si interviene subito si evita di andare a finire in una fase critica della malattia e quindi poi un eventuale ricovero. Esatto, quindi è fondamentale. Sì, assolutamente, la tempestività e poi nel mio caso ho fatto questa scelta.